Il progetto è di quelli che coniugano la passione per la danza ad una buona azione di solidarietà. I protagonisti sono i piccoli pazienti dell'ospedale Santo Bono di Napoli e l'étoile di fama internazionale Fabio Molfesi, che martedì 1 maggio alle 19 presso l'auditorium del Teatro Caivano Arte metterà in scena uno spettacolo di raccolta fondi per la lotta al cancro in età pediatrica. Queste iniziative di solidarietà hanno sempre il nostro grande apprezzamento e la nostra grande spinta. E assieme a questo sempre un pensiero amaro perché diventa sempre più evidente che per fare sanità in questo paese bisogna affidarsi alla solidarietà. L'evento, patrocinato dall'assessorato allo sport e politiche giovanili del Comune di Napoli e dal Comune di Casalnuovo, vuole dar vita ad un gemellaggio con l'ospedale Gaslini di Genova, favorendo attraverso la creazione di una sala multimediale ad alta definizione nel reparto di neurochirurgia del Santo Bono, un collegamento fisso tra gli specialisti delle due strutture. Sarà possibile così individuare e sviluppare modalità di intervento più efficaci e risolutive sui casi di tumore in età infantile. Questo collegamento multimediale già esiste per quanto riguarda il trattamento delle leucemie che è già stato messo in atto dal dottore Poggi con l'ospedale Posillipo. Ora dobbiamo partire con questa sala con il secondo tipo di neoplasie più frequenti nel bambino. Prima sono le leucemie, ora sono i tumori del sistema nervoso centrale, che hanno una sfida vera e propria dal punto di vista del trattamento, perché si tratta non soltanto di guarire il bambino ma anche di non lasciare tracce del nostro intervento chirurgico. Nel corso dello spettacolo, che vedrà coinvolti gli allievi della Scuola Professionale d'Arte di Danza di Molfesi, coadiuvati da ballerini professionisti, saranno anche donate due borse di studio all'Associazione Sostenitori del Santo Bono per i bambini che sono stati in cura presso l'ospedale. Ho avuto la fortuna di seguire questi piccoli e questi piccoli un po' meno fortunati. La cosa importante credo sia donar loro di nuovo il sorriso, la speranza e aiutarli in questo percorso che comunque fa parte in un momento un pochino negativo della loro vita.